Bentornati al consueto appuntamento con il meteo. Tanto sole, temperature elevate e tanta afa sulla nostra penisola ormai da diversi giorni, così come previsto tra l'altro nella scorsa edizione. E si stanno rilevando temperature piuttosto elevate, anche al di sopra dei 35 gradi, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne di Toscana e Puglia e nelle zone interne delle nostre isole maggiori. E questo, come possiamo osservare dalle immagini del satellite, grazie all'espansione di una struttura anticiclonica dal Nord Africa verso tutto il nostro continente. E soltanto una striscia di temporali dal Baltico verso fino al Mar Nero ne impedisce il dominio totale. Le nostre isole britanniche, come possiamo osservare, restano fuori da questo dominio, in quanto sedi di una importante struttura di bassa pressione a tutte le quote. Bassa pressione che nei prossimi giorni, se osserviamo i modelli di previsione, daranno luogo ad un cambiamento, in quanto trascineranno verso l'Europa centrale una saccatura in quota, una conca di bassa pressione che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella giornata di domenica, dando luogo a qualche temporale nelle regioni settentrionali e lungo la catena appenninica, oltre ad una diminuzione delle temperature in quanto i venti al suolo si disporranno dai quadranti settentrionali. In attesa che ciò avvenga, ancora dominio anticiclonico su tutto il nostro continente e su tutta la nostra penisola, di conseguenza con la compressione delle masse d'aria dalle quote superiori verso il suolo e quindi con un, anche se lieve, ulteriore incremento delle temperature un po' su tutta la penisola, oltre alla stagnazione dell'aria che favorirà ancora elevate condizioni d'afa. In dettaglio sulla nostra regione, nelle giornate di venerdì e sabato, come possiamo osservare, ancora tempo buono su tutto il territorio, salvo lo sviluppo di qualche nube innocua a ridosso dei rilievi più alti durante le ore centrali della giornata, nube che non daranno luogo a fenomeni e che si dissolveranno poi nel corso delle ore serali. La temperatura è prevista, come abbiamo detto, ancora in lieve aumento, con venti deboli di direzione variabile e mare generalmente poco mosso se non addirittura calmo. Nella giornata di domenica ecco giungere l'instabilità prevista, quindi aumento delle nubi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, con precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale più probabili nei settori più occidentali della regione. Tempo ancora tutto sommato buono sulla fascia litoranea. Le temperature subiranno una lieve diminuzione che sarà poi più marcata nella giornata di lunedì. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti settentrionali con qualche rinforzo lungo la costa, mare generalmente ancora poco mosso, tutt'al più leggermente mosso. Questo è tutto per il momento, arrivederci.